prima la preminenza a chi la dobbiamo dare? A Dio. Se tutto ciò avviene è perché è il nostro Dio. Amen. Quindi vi invito ad alzarvi in piedi, iniziamo. Siete pronti a decollare? Gloria a Gesù. Il Salmo 113 dice così, come dice la prima parola. Cosa? Cosa? Il popolo di Dio dice alleluia, ovvero tutta la lode a Dio. Amen. Difatti questa alleluia è un'esclamazione per dire lodate, o servi dell'Eterno, lodate il nome dell'Eterno. Sia benedetto il nome dell'Eterno ora e sempre. Dal sorgere del sole fino al suo tramonto sia lodato il nome dell'Eterno. L'Eterno è eccelso su tutte le nazioni, la sua gloria è al di sopra dei cieli. Chi è simile all'Eterno? Il nostro Dio. Chi è simile all'Eterno? Il nostro Dio, che abita nei luoghi altissimi, che si abbassa a guardare le cose che sono nei cieli e sulla terra. Egli rialza il misero dalla polvere e solleva il bisognoso dalla spazzatura, per farlo sedere coi principi del suo popolo. Egli fa abitare la donna sterile in famiglia, quale madre felice di figli. Alleluia. Vedete, questo salmo è un invito alla lode. Perché? Perché innanzitutto dice che siamo il suo popolo, è il nostro Dio, quindi siamo il suo popolo, siamo i suoi figli. Quindi chi è deputato a lodare Dio se non i suoi figli, coloro che hanno il suo spirito, coloro che sono nati da lui, che fanno parte della sua casa? E io penso che noi siamo di questi, o no? Amen? Sei di questi? Alleluia! Egli è il nostro Dio, noi possiamo lodarlo. Ma dobbiamo lodarlo anche perché lui, vediamo, che è la soluzione di ogni problema. Della sterile, abbiamo detto, dei bisognosi. Egli, vedete, è colui che risolve i problemi. E non solo, egli è ancora l'Iddio che guarda dal cielo. Anzi, dico di più, scende dal cielo. Anzi, ancora di più, è sceso dal cielo. Anzi, ancora di più, è in mezzo a noi. Amen. Questo è il nostro Dio. E guardate, sebbene i popoli si affaticano, le nazioni tumultuano, c'è corruzione, c'è cattiveria, c'è tutto quello che vediamo, guerre, Dio ha tutto sotto controllo. E la nostra speranza non è nell'uomo naturale. Vi dico la verità, una concessione è la politica da parte di Dio, così come tante altre cose, ma la nostra fiducia non è riposta in queste cose. Guai a noi, la nostra fiducia è riposta in Dio. Ecco perché lo dobbiamo lodare. Allora lo dobbiamo lodare come Alfa e Omega, dall'inizio alla fine, perché siamo i suoi figli, abbiamo il suo spirito e lui, sappiamo che lui si prende cura del suo popolo e vigila sulle nazioni. La nostra fiducia è totale in lui. Allora, come non possiamo lodarlo questa sera? Può darsi che magari siamo un po' stanchi, affaticati, abbiamo qualche piccolo problema che ci trasciniamo dietro, siamo un po' tristi. Bene, adesso dobbiamo lodare il nome del Signore. Egli risolve i problemi. Amen. Alziamo le nostre mani al cielo. Caro Padre, nel nome di Gesù siamo alla tua presenza e ti vogliamo benedire con tutto il nostro cuore, perché tu sei il nostro Dio. Noi siamo il tuo popolo, siamo i tuoi figli. E ti vogliamo dire, oh Signore, che ti amiamo, sapendo che questo amore che noi abbiamo per te, oh Signore, proviene da te, perché tu ci hai amato per primo, Signore. E sebbene a volte ci siano difficoltà, problemi, oh Signore, noi sappiamo che tu vigili su ogni cosa e che se dobbiamo soffrire a volte solo per un tempo, perché ogni cosa si risolverà, oh Signore, perché tu un giorno ritornerai. Alleluia. E se non vieni primo, Signore, che noi ce ne andiamo, veniamo noi da te, Signore. Ti ringraziamo, ti benediciamo e ti prego, questa riunione, Signore, questa sera, ungila col tuo Santo Spirito e che possiamo rallegrare il tuo cuore, Signore. Possiamo, oh Signore,
arrivare a toccare la tua presenza, sapendo che tu ti abbassi, oh Signore, verso di noi per toccare il nostro cuore, le nostre vite. A te affidiamo questa riunione, oh Signore, nella lode, nell'adorazione, oh Signore. Se ci sono testimonianze, cantici, qualsiasi cosa, e in particolar modo la tua parola, oh Signore, affidiamo ogni cosa nelle tue mani. Noi abbiamo fiducia in te, diciamo insieme: noi abbiamo fiducia in te, Signore. Visitaci questa sera nel nome di Gesù. Amen. Lodiamolo con tutto il cuore. Tu sei santo, santo.
sei santo. Signori, oh mio Signore,
Alleluia. Egli è il potente Re, potente per visitarci, per salvarci, per benedirci. E questa sera è qui questo potente Re per benedire l'assemblea. Amen. Prendi con la mano la benedizione di Dio questa sera, perché è per te. Dio ha un progetto per te questa sera, benedirti, e noi lo vogliamo lodare, sapendo che la benedizione scende dal cielo, perché sotto il manto della lode, dell'adorazione, ci sono le benedizioni di Dio. Non perché noi lo lodiamo, lo adoriamo perché lui è una gettoniera per le benedizioni, ma sono la conseguenza. Anche se non c'è niente lì, noi lo adoriamo lo stesso. Per lui, per chi egli è, perché lui è Dio, è il nostro Signore. Ma sappiamo pure che lui è buono. E ovunque tu tocchi Dio, lui è pieno di benedizioni. Allora lo adoriamo, e nel mentre, Signore, fai quello che hai preparato per questa sera. Ti adoriamo, Signore, con tutto il cuore. T'adoriamo. Ho incontrato la tua grazia, il tuo grande immenso ho trovato acqua viva che risana e libera. Io mi inchino ai piedi tuoi e mi prostro a te, Signore. Ogni peso lascio alla tua croce, mi prostro a te, Signore. Le paure, le incertezze vanno via dinanzi a te. Ho trovato la tua grazia che risana e libera. Io mi inchino ai piedi tuoi e mi prostro a te, Signore. Ogni peso lascio alla tua croce, mi prostro a te, Signore. Io mi inchino ai piedi tuoi e mi prostro a te, Signore. Ogni peso alla tua croce mi prostro a te, Signore. Io mi prostro a te, Signore. Thank you.
lascia che lo Spirito Santo inondi la tua vita, lasciati muovere dallo Spirito Santo. Dolce Spirito Santo, la cata la massa andrà in te. Qual è il desiderio del tuo cuore questa sera? Forse un familiare che vuoi che arrivi alla fede? Magari ti senti scoraggiato o scoraggiata perché hai tante volte parlato e tanto pregato. Forse un'infermità di qualcuno, di te stesso magari, o di qualcuno che conosci, che ti sta tanto a cuore. Questa è la serata giusta per ricevere, perché Dio è qui e il Signore ti dice soltanto credi, solo credi e vedrai la mia gloria. Ricevi questa sera. Se credi, dillo soltanto: Signore, io credo, aumenta la mia fede, sovviene alla mia incredulità. Io voglio credere perché so che tu sei potente per fare ogni cosa. Se ci credi, alza la tua mano semplicemente come un gesto, il palmo della tua mano aperta. Qualcuno sentirà il soffio dello Spirito, un vento che passerà. Qualcun altro sentirà qualcosa, qualcos'altro. Qualcuno non sentirà nulla, ma riceverà lo stesso, perché Dio è qui. Dio è qui. C'è qualcosa che sia impossibile all'Eterno? Egli può ogni cosa. E allora ricevi questa sera. Ricevi, afferra le promesse di Dio e credi solamente, perché Dio sta inondando di benedizione l'assemblea questa sera. Questa sera eleva il tuo spirito, la tua voce, lode il Signore in italiano, in altre lingue, ma libra il tuo spirito e lodalo, perché egli è degno, egli è degno, degno è l'agnello.
degno è l'agnello. In mezzo all'assemblea c'è qualche persona che pensa che Dio è amore, ma per gli altri. Sento questo nel mio cuore stasera. Io ti dico una cosa: Dio ama tutti gli uomini. E se tu sei un uomo, una persona, cioè, Dio ti ama. E ti invito a lodare con questo canto adesso. E Dio ti farà sperimentare questo sentimento che ha per te. Dio ti ha tanto amato da dare il suo figlio unigenito. Pensa che amore che ha. Noi non avremmo dato il nostro figlio per qualcun altro. Lui l'ha dato per te e per me mentre eravamo ancora peccatori immeritevoli. Un amore più grande di questo non esiste. Alleluia. Non c'è un amore.
su quella croce. Uomo come me, una voce al mio cuore grida che un amore più grande non c'è, un amore più grande non c'è, un amore più grande non c'è. Fare un applauso al nostro Signore. Dov'è un amore più grande del suo? Avete mai incontrato un amore più grande del suo? Io non ho neanche incontrato un amore che si avvicina al suo. Questo amore a me mi sconvolge ogni volta. Forse non ci pensiamo tante volte, ma quando ci pensiamo ci sconvolge, perché ci fa ritornare al giorno in cui l'abbiamo incontrato, quando lì abbiamo scoperto e sperimentato questo amore. Questo è il nostro Signore Gesù, questo è il mio Dio, è il Signore che servo, del quale sono fiero. Se c'è un orgoglio che voglio avere è Lui. Quello che voglio annunciare, quello per il quale dare ogni cosa, quello che mi fa sopportare, ti fa sopportare le difficoltà, quello che ti fa amare anche le persone che non lo meritano. Questo è il nostro Signore Gesù, che noi adoriamo, che serviamo, che amiamo. Noi siamo Suoi. Alleluia. Ma vogliamo andare avanti, perché potremmo adorare tutta la notte, ma abbiamo un servizio. E quindi vorrei che stasera pregassimo pure per l'offerta. Fratello Filippo, Filippo, vieni a pregare per l'offerta. A me, quando penso a questo suo amore, mi emoziona sempre. L'amore non è solo emotivo, l'emotività è una piccola parte, è un servizio, ma noi amiamo le nostre mogli, i nostri mariti, non perché abbiamo rispetto, una vita insieme. Ogni tanto è buono provare a fare una cena al lume di candela, farsi una passeggiata, anche le emozioni Dio ce l'ha date. Alleluia, alziamo le nostre mani e ringraziamo Dio perché questa sera ci sta benedicendo in un modo stupendo. Grazie Signore, grazie per le emozioni che ci fai sempre sentire, Signore. È bello stare con te, Signore. Potremmo stare sempre così. Ti vogliamo adorare ancora, Signore, ringraziandoti per questa meravigliosa pioggia che hai fatto scendere sopra di noi. Ti chiediamo di benedirci ancora, Signore. Benedici tutto quello che noi daremo questa sera, perché viene, tutto quello che noi abbiamo viene da te, Signore. Cosa potremmo darti, Signore? Solamente dirti grazie per tutto quello che noi abbiamo. Grazie per le benedizioni che ci doni ogni giorno. Grazie perché sei buono, Signore. Grazie, Gesù. Ti ringraziamo, benedici questa offerta, Signore. Te la diamo con gioia. Nel nome di Gesù. Grazie, papà. Amen. Alleluia. Thank you, Jesus. Un amore
racconterò di te. Guarda la persona che stai accanto e digli: ti voglio bene, ti apprezzo, ti stimo. Dagli una stretta di mano, un santo bacio. E abbiamo questa comunione. Allora, prima di andare avanti, vorrei dare il benvenuto ai pastori che sono qui, pastore Nino Genova, pastore Galvano, Filippo. Se venite a dare un saluto, dai, forza, venite, venite, forza, su. Una alla, tutte e due assieme, dai, potete venire tutte e due, dai, vieni Filippo. Che c'è? Gaspare, vi saluto nell'amore del Signore. Sono contento per questa occasione, ci siamo visti qualche mese fa per l'inaugurazione, sono felice di aver condiviso questa gioia insieme a voi e oggi è una doppia gioia perché abbiamo in mezzo a noi il nostro papà spirituale che è il pastore Remo Cristallo, quindi è una doppia gioia, con lui stiamo facendo un percorso insieme e una cosa che volevo dirvi è importante, avere dei punti di riferimento. Noi viviamo in un mondo che sta andando per conto proprio, ormai i freni non funzionano più e che ci siano almeno le chiese che abbiano dei punti di riferimento. E noi siamo lieti al Signore di questo servitore che ci ha accompagnato in questo percorso. A volte si vuole servire il Signore, il troppo entusiasmo può fare anche brutti scherzi, ma è buono, è biblico avere dei punti di riferimento. Noi siamo contenti di avere trovato dei padri spirituali, che bisogna anche cercarli, bisogna anche individuarli e pregare che il Signore possa dare lunga vita e prosperità, salute, forza spirituale e materiale. Dio vi benedica, vi faccia prosperare nell'amore del Signore, vi amiamo e pregate per noi, pregate per l'opera che Dio ci ha affidato. Pace a voi. Anche se noi sappiamo che il Tempio di Dio è il nostro cuore, questa struttura che avete fatto testimonia la passione che avete per l'opera del Signore. Vedere crescere l'opera del Signore è una grande gioia. E vogliamo noi prendere coscienza, come già sappiamo, che quello che noi facciamo, carissimi, non sono cose che appartengono al mondo. Quello che noi abbiamo fatto stasera qui appartiene a Dio. Abbiamo fatto le cose e facciamo le cose che vengono fatte nella stessa maniera nel cielo, dove si adora Dio. E Dio ha dato la stessa possibilità a noi uomini, dal momento in cui siamo diventati suoi figli nel battesimo, della nuova nascita, ci ha dato la stessa possibilità di poterlo celebrare in mezzo a noi. Noi non siamo quei religiosi che celebrano il Signore solo ricordando e con le cose passate. Quello che ha fatto Gesù, e nemmeno siamo chiamati a celebrare la liturgia, anche se la parola del Signore è importante, che viene celebrata in mezzo ai fratelli, ma quello che conta di più e che fa la differenza è che Dio è in mezzo a noi, che noi celebriamo la presenza del Dio vero, del Dio vivente in mezzo a noi. Non celebriamo un memoriale, ma celebriamo la presenza di Dio. E ci sforziamo, fratelli, di prendere testimonianza dei 24 anziani del Consiglio Supremo del Cielo.
È una cosa bella, fratelli, anche se loro rappresentano il Consiglio Supremo del Cielo, si alzano dai loro troni. Non vogliono presentarsi davanti a Dio come persone che rappresentano qualcosa. Vogliamo prendere spunto e testimonianza da loro. Poi si tolgono le corone. Tante volte noi abbiamo delle corone, fratelli, sopra di noi e non riusciamo a toglierle. E vogliamo dirti, Signore, aiutaci a vedere queste corone che abbiamo sul nostro capo. Forse ce l'ha messo il principe di questo mondo, forse, non so, ce l'abbiamo messo noi stessi. Ma vogliamo toglierci, fratelli, le corone che abbiamo sopra la nostra testa, la corona della nostra signoria, per innalzare la signoria di Cristo nella vita di ciascuno di noi. E poi si inchinano davanti al Signore e lo adorano. Adoriamolo anche noi, che è degno di essere adorato. Pace a tutti. Pace a tutti, sono il pastore Gaspare Basile, mi trovo qua così, sono venuto per trovare il pastore Remo Cristallo. È una gioia che mi trovo in mezzo a voi, come dice la parola del Signore, ecco quanto è buono e piacevole quando i fratelli dimorano assieme nell'unità. Io mi sento ovunque vado, in qualunque chiesa mi trovo, non mi sento mai un estraneo, mi sento sempre parte di quella famiglia, perché siamo lo stesso corpo, abbiamo lo stesso spirito, amiamo lo stesso Signore, e ringrazio veramente Dio che ha guidato i miei passi a portarmi stasera qua in questa meravigliosa comunità. Pregate per noi, siamo una piccola chiesa che si trova ad Altavilla Milice, vicino Palermo, abbiamo bisogno di incoraggiarci e di pregare gli uni gli altri. Veramente sono grato al Signore per questo. Dio ci benedica, fratelli. Amen. Alleluia. Allora, prima di passare alla parola, c'è un'altra cosa ancora. Penso che il gruppo Lode dovrebbe risalire. C'è Lillo che ha preparato una sorpresa per il pastore Remo. Una sorpresa canora. Cioè, non soltanto, ma per tutta l'assemblea. Qualcosa che ha sentito nel cuore di fare, ed è buono, che c'è qualcosa che ci lega da tanti anni, e quindi con Pastore Remo ci conosciamo, mentre si preparano, ci conosciamo da 18-19 anni, da tanto che non ci vediamo veramente, però abbiamo avuto un buon rapporto e veramente, come diceva il Pastore Genova, punto di riferimento, e ci sono quelli che ci sono bisogno oggi. E sono contento e grato a Dio che stasera qui in mezzo a noi, sono felice, te lo dico col cuore. Lillo, a te la parola, poi direttamente al pastore Remo, va bene? Non ci puoi pensare un po' più. Io sono ancora più felice. Pastore, perdonami, ho tolto la camicia che sentivo caldo, niente fa. Io volevo, prima di cantare questo pezzo, che molti non ne ponno più di questo pezzo, lo so, ma volevo raccontare brevemente una cosa, perché credo che se siamo qui è perché, anche perché, non solo per questo, ma perché tanti anni fa, mi dispiace per Filippo che diceva di non celebrare il passato, ma io devo raccontarlo per forza. Tanti anni fa, ricordo che eravamo appena all'inizio della nostra chiesa, eravamo appena all'inizio della nostra chiesa e avevo un desiderio, avevamo una chiesa piccolina, poche persone, e avevo il desiderio di farmi una vacanza cristiana. Io non conoscevo ancora dei campeggi estivi, di queste cose che c'erano, non ne sapevamo niente. Allora mi ricordo che parlai con un nostro caro fratello che ora è col Signore, che era un pastore, aveva anche un'agenzia, il pastore Marchetta. Ho detto, Alfonso, ma dove posso andare? C'è un posto dove posso andare per fare vacanza, ma nello stesso tempo stare col Signore, pregare? Dice, come no? E mi parlò allora di Monteforte, che io non conoscevo, pensavo che era qua dietro, ma abbiamo fatto un sacco di strada. E partimmo io, mia moglie, i miei figli, piccolini, piccolissimi, Giona aveva qualche mese, e la moglie del pastore,
partimmo in un'avventura incredibile. Finalmente, non vi racconto tutto il viaggio, ma finalmente arrivammo a Monteforte. Per la prima volta abbiamo conosciuto queste meravigliose persone. Il pastore Remo era in America, non ho avuto il piacere di incontrarlo, ma tutti parlavano di lui perché era molto amato dalla sua chiesa, come un pastore deve essere dalla sua chiesa. Amate i vostri pastori, amateli. E poi tornai. Quando tornai a casa, perché prima di tornare mi ricordo che ci invitarono a passare dalla grande tenda che c'era ad Aversa, mi ricordo che lì imparai a vedere di più, a guardare lontano, a vedere moltitudini, perché noi eravamo quattro, erano sempre quelle quattro persone, e quando vidi quella chiesa che per me era grandissima, allora credo che c'erano un 500 posti a sedere nella tenda, qualcosa del genere, ricordo che cominciò a cambiare la mia visione, cominciai a pensare in maniera diversa, non era più quella mentalità che avevamo un tempo, che era meglio pochi ma buoni, no? Era meglio tanti e buoni. E cominciai a vedere, mi ricordo che quando tornai nella nostra chiesa, guardavo le persone, c'erano sempre quelle 20 persone, ma io vedevo moltitudini, vedevo proiettate persone che venivano da lontano, tantissime persone. Poi abbiamo avuto il piacere di avere il pastore Remo da noi, finalmente dopo una lettera che io scrissi a Giovanni Gaudino, mi ricordo che il pastore Remo venne per la prima volta da noi, ed è stato qualcosa di grandioso, è stata una benedizione bellissima, conoscerlo, stare insieme a noi è stato qualcosa che credo che ha messo un segno nella nostra vita, e non, sono ricordi che non potrai mai scordare. E mi ricordo che in un'occasione precisa lui mi parlò di un programma televisivo che doveva fare, l'aveva chiamato Voglia di Vivere, ed era un programma dove dovevano testimoniare un po' di persone, dovevano testimoniare soprattutto, se non ricordo male, persone che venivano dalla tossicodipendenza, persone che venivano salvate da vari problemi, e mi ha chiesto, mentre andavano col pastore a Palma di Montechiaro, ricordo che mi ha detto: Lillo, ma perché non mi fai un canto su questa trasmissione? Vorrei una sigla, vorrei un canto per questa trasmissione, non una sigla. E io dico: pastore, un canto lo faccio così a bacchetta, no? Facciamo un canto. Invece è successo qualcosa di particolare. Loro mi lasciarono a casa, salì, entrai nel mio studio e mi ritrovai immerso in una situazione che non conoscevo, che non sapevo. Come se vivessi il film di qualcuno, come se vivessi la storia di qualcuno. E cominciai a sentire emozioni che io non erano miei, come se stessi vivendo la vita di qualcuno che voleva farla finita, ma che poi piano piano ha incontrato Cristo. E mi ricordo che questo canto, Voglia di Vivere, fu scritto in 5 minuti, fu tutta una botta, bu-tu-tu-tu-tu-tu, e sentii proprio queste emozioni. Ed è per questo che ve lo voglio fare sentire, raccontando questo e dedicandolo a questo grande uomo. Dio vi benedica. Folla, gente che parla e non comprendi nulla, cerchi qualcuno che possa consolare quell'amarezza, quel vuoto dentro il cuore. Vedi passare la gente così allegra, allegra fuori ma dentro è come me, sta recitando solo la sua parte, ma questa parte ci porterà alla morte. Poi alzo gli occhi e guardo verso il cielo, com'è perfetto, qualcuno l'avrà fatto. E mentre penso a quest'immenso strano, una dolce musica
e arriva da lontano. E andando alla ricerca di quel suono, io mi ritrovo in una grande piazza, al centro un gruppo di persone che suona, canta e danza. E nel mio cuore si è presa una speranza. Poi si alza un uomo e parla a tutti quanti di un uomo in croce che è morto anche per me. Voglia di vivere io non ne avevo più, ma da quel giorno è nato in me Gesù. Io voglio vivere, io voglio vivere, io voglio vivere ora sempre più. Vuoto dentro al cuore, si sono trasformati in un immenso amore. Or voglio vivere, soltanto vivere, vivere sempre insieme con Gesù. Gloria a Dio, gloria a Dio. Pastore Remo, un applauso a questo meraviglioso uomo.